Per voi che siete qua in questo momento, in questo fantastico museo, voglio dire, signori miei, allegria! Mi chiamo Michael Nicholas Salvatore, buongiorno, senza la U. Sono nato in America, poi sono venuto in Italia, che ero piccolino, poi sono entrato nella Resistenza e sono stato arrestato durante una missione sul confine svizzero. Poi mi hanno mandato in vari campi di concentramento e di sterminio. Grazie a tutta questa avventura, queste traversie, tutto questo male, tutto questo dolore che avevo vissuto, è nata la mia carriera. Perché quando sono arrivato a New York mi chiesero di raccontare ai microfoni della radio le mie vicissitudini di Milano e di San Vittore. E allora ho cominciato e si sono accorti che me la cavavo bene. A un certo punto mi dissero: tu devi andare in Italia a fare una serie di documentari sulla ricostruzione dell'Italia. Nel frattempo, siccome la RAI si era già preparata ed era giunto il momento di inaugurare ufficialmente la televisione, mi dissero: guarda, bisogna che tu proponi qualcosa che possa funzionare alla grande per interessare gli italiani. Allora io dissi: guardate, c'è un quiz in America che va molto forte. La domanda da 64 mila dollari. E allora il direttore della televisione andò a New York, tornò dopo una settimana e disse: Mike, avevi ragione, noi dobbiamo fare un programma così, un programma che chiameremo Lascia o Raddoppia. Era il 19 novembre 1954 e decisero di fare la prima puntata. Partiremo con una piccola cifra, con mi pare era 2000 lire, sì, e arriveremo fino a 5 milioni e mezzo. La prima sera che ho fatto questa prima puntata esplicativa di Lascia o Raddoppia, il teatro era deserto, perché allora c'era anche una specie di invidia. La stampa non amava la televisione, perché la televisione, avevano capito, avrebbe fatto concorrenza. E ovviamente quando è finito il programma ero giù di morale. E sono uscito dallo studio, però strada facendo, nella macchina che mi portava, vedevo dei capannelli di persone davanti ai bar e dicevo fra di me: ma chissà di cosa stanno parlando, deve essere successo qualcosa. Invece poi mi spiegarono che quelle persone mi avevano visto raccontare quello che sarebbe stato Lascia o Raddoppia, e nei bar, nei ristoranti, nei teatri si ammassavano migliaia di persone perché volevano vedere Lascia o Raddoppia, perché allora c'era un quiz che facevano alla RAI che dava come premi delle cravatte, pensate, invece noi davamo dei milioni. Per fare questo mestiere bisogna avere esperienza col pubblico, con la massa, devi sapere com'è fatta la gente alla quale parli, perché è inutile che tu parli un italiano forbito se tanto poi non ti capiscono, è inutile che gli racconti delle cose che per la grande massa è troppo distante dalla sua mentalità. Quando sono venuto in Italia e che feci i documentari sulla ricostruzione dell'Italia, ho viaggiato dal nord al sud, soprattutto nel sud, e quindi avevo imparato a conoscere perfettamente tutta l'Italia, soprattutto i paesini piccoli. Quindi quando io parlavo ai microfoni della televisione italiana, vedevo quelle stesse persone che avevo incontrato durante i miei giri per l'Italia. La televisione in Italia, quando è nata, è servita molto a modernizzare il paese. Ha insegnato agli italiani che cosa era l'Italia, a quelli del nord anche a capire cos'era il sud e il sud a capire cos'era il nord. E io facevo queste trasmissioni dove facevamo vedere anche le immagini, la RAI stessa faceva vedere le grandi città italiane, eccetera. E poi naturalmente noi parlavamo un italiano corretto. Inizialmente abbiamo fatto veramente dei bellissimi programmi. La rottura è avvenuta quando è nata la televisione commerciale. Un bel giorno ricevo una telefonata. Dall'altra parte c'era un signore che mi parla e mi dice: senta, io avrei una mezza intenzione di fare la televisione commerciale e avrei bisogno di qualcuno che conosce bene questo mezzo. Siccome so che lei ha cominciato a lavorare in America, io vorrei che lei collaborasse con me. Io dissi: va bene, incontriamoci, mi racconterà che cosa intende fare, come si chiama lei. E allora lui mi disse: io mi chiamo Silvio Berlusconi. Era il 1977, premetto che io in Rai, fino a quell'anno, guadagnavo
sui 25-30 milioni. Sapete cosa mi disse Berlusconi? Ti bastano 600 milioni. Dici, come? 600 milioni? Dici, ma come 600 milioni? Per quanti anni? No, non per tanti anni, per un anno. Arrivarono Pippo Baudo, Corrado, la Carrà, Vianello, la Mondaini, tutti venivano a lavorare da noi perché prendevano quegli stipendi. Io penso che l'Italia dovrebbe puntare soprattutto su programmi televisivi fatti coi documentari. C'è tanto da imparare attraverso i documentari, perché coi documentari impariamo come è fatto il mondo.